Ciao a tutti, salve a tutti ragazzi, buona vista dal vostro Ectorelio della Peña, Valbuena e Spindosa de Santiago de Compostela e Spagnol. Uè a tutti, allegria! Vai tutti insieme, vediamo come salutano nonna Gina. Allegria! Zia Legna. Allegria, ehi, ciao, grazie. Sentiamo che dice. Allora, io sono una juventina, però c'ho un magnifico ragazzo qui presente, tipo Elio Torre, che è Ressore per me, è un laziale sfegatato proprio. Grazie. E è un fan della Lazio. Perché voi laziali non lo portate tutti allo stadio? Ottima idea. Sentiamo il commento di Zalegna. Allora, il mio commento è buona giornata a tutti e buon sabato. E saluto a tutti con un bel bicchiere di succo di frutta alla pera, alla salute di tutti. Buona la prima, grande Elio. E no, che buona la prima, non è finito il video, non è finito. Buona la prima sberla che ti sono compaci. Forza Lazio. Forza va bene, d'accordo. Ma io non c'ho niente da bere. Prendiamo, forse. Vai. Metto un po' di succo. Vai, prendiamo, fermo, non bere, Ectorre Elio. Questo video durerà almeno 5 minuti, però fa niente. Dai. Già siamo a 1 minuto e 24. Ma si è staccato? No, il video deve continuare. Stacco io, capo. No, io mio. No, scusate. Auguri! Aspetta, tutti avvicinatevi. Fatevi vedere, guarda che brindi. Ecco. E buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti quanti. Benvenuti alla puntata numero 35 della schedina di Ectorelio. Prego, venire in sala, per favore. No, dopo saluti alla fine, va bene? D'accordo. Allora, commentiamo le partite. Udinese-Atalanta, abbiamo detto 2 fisso. Vince l'Atalanta, secondo me. 3-0 con Gomez, Silicic e Muriel, quello là sotto. Tu che dici? Secondo te è buono questo 2 fisso? Sì, penso di sì. L'Atalanta è più forte, l'Udinese. Sì. Gioca in Coppa Campioni, tra l'altro. Sì. No, quindi, Crotone-Napoli, abbiamo detto un 2 fisso anche per il Napoli. Secondo me vincerà almeno 3-1, dai. Con Mertens, Insigne e Elmas, quello che sta là. E per il Crotone segna Simi. Ok. Non è G? Broccoletti. Poi che ci sta, vediamo. Aspettiamo che escano tutte le partite, velocemente. Uh-huh. Il volume lo... ecco. Sampdoria-Milan, il volume di calcio. Per me il Milan. Sì, X2. Io dico X2. 1-1 o 3-2 per il Milan, dai. Vediamo chi può segnare. Quagliarella, Çalhanoğlu. Dai, di qualche marcatore. Io dico Rebic, Brahim Diaz e Kessi. E per loro Gabbiadini e Candreva. Tu che dici? Vai, di un marcatore per il Milan che vince. Per Milan Rebic. Rebic. Non cubo lo di Rubik, sì, Rubik. Te lo spiega, abbiamo cambiato Fiorentina-Genoa. Vabbè, va bene così, dai. Fiorentina-Genoa abbiamo detto 1x almeno. Sì, segnano 2-1 per la Fiorentina, dai. Ribéry, Vlahovic e Pellegrini. Oppure 0-0, dico al massimo. Sono te... tengo l'impressione invece, mi sta venendo più una sensazione più il Genoa, però mi sembra... Ma la Fiorentina gioca in casa, però. Spezia-Lazio, ecco, lo rivediamo. Guardate che bella formazione. Spezia-Lazio. Ma Lazio, 2 fisso, sì, secondo me vince 3-1 la Lazio. Immobile, Correa sta in banchina e Milingo... E Milinkovic e Savic per me, per loro un Zola. Tu che dici? Che segna per Lazio? Allora, Lazio per me penso, mi dà l'impressione 2-0, Immobile e Luis Alberto. Ok, va bene. Poi Juventus-Torino 1x, perché è difficile questa partita. Sì. Quindi secondo me 2-1 per la Juventus o 1-1. Secondo me Dybala, Ronaldo, Zaza. O Ronaldo e Belotti, allegria! Pure per me. Inter-Bologna, veniamo a questa nota dolente. Una partita difficile per l'Inter, che in casa viene ad ospitare una squadra ostica come il Bologna, insomma. Sì. E quindi un 1 fisso, direi. Secondo me l'Inter vince 2-0 con Lukaku e Perisic. Tu che dici? Eppure per me la stessa cosa, la stessa impressione. Sì, ma chi segna però? Non mi ricordo come si chiamano. Oh, sì, non è Gina. Che succede? Verona-Cagliari stiamo a fare. Verona-Cagliari? Ah, guardate la sedia a rotella, la Ferrari nera di nonna Cina, testa nera. Però stiamo a finire. Nonna Cina, scusami, stiamo finendo la schedina. Ma dobbiamo finirla un attimo, Verona Cagliari, abbiamo detto 1x. Secondo me il Verona vince col Cagliari. Tu che cosa ne pensi? Sì, sì. Cosa ne pensi di Verona Cagliari? Verona Cagliari, secondo me, è un X. 1x, vuoi dire?
Ah, XX che vuol dire? Ma ah, stiamo a fare i film porno su XX, no, non è... No. I film porno su XX, che stai di? Vabbè, Zaccagni, vabbè, 0-0. E poi che è rimasto Verona-Cagliari dopo? Verona-Cagliari che ci sta dopo? Sampdoria-Milan, abbiamo detto... Roma-Sassuolo, ecco, Roma-Sassuolo ho pensato un 1X, perché la Roma è più forte del Sassuolo, sinceramente. Sì, sì. Secondo me Pedro e Mkhitaryan dovrebbero chiudere la partita e per loro Pogà. Poi oppure 2-2. Pedro, chi è? Zeku, sì, sì. Vabbè, d'accordo. E questo è quando, ragazzi? La puntata 35 è fatta. Allora, questa è la puntata 35, no 36, perché 34 era quella delle partite del sabato che aggiungo ora. La Spalle che vince, il Brescia che vince, il Regina che vince, il Frosinone che vince. E vai. 1X, col Chievo Verona, dai. Perché avevo Verona. Grande, vieni qua. Non ci vediamo. Eccoci qua. Ciao a tutti. Guardate, quanti? Adesso vi porteremo in anteprima il nostro ballo. Pronti? Sì. Questo è il ballo di Ambro. Cioè, che sembrano due cognati. Ciao, a presto al vostro Ectoredio della Peña Valbuena e Spindosa de Santiago de Compostela e Spagnol. Uè, a tutti. Buona allegria. Rila. Fallo bene. Buona. Vai. Vado prima. Vai. Buona la prima. Buona la prima. La prima.